arriva? Quanto può arrivare? Se questo video arriva a 4.000 like, buttiamola così. Se questo video arriva a 4.000 like, io vi porto ordino il Lord Wild West bendata. Quindi mi raccomando, spolliciate. Benvenuti in un nuovo video e finalmente questo è un altro video mukbang. Allora, mi scuso se vedete un po' i capelli volare, ma vabbè, non ci fate caso, li metterò un po' così. E comunque nulla, questo è un altro video mukbang dove risponderò alle vostre domande. Mi avete fatto l'altra volta tantissime domande, però il video già era mezz'ora, quindi non ho continuato. Però stavolta siamo qui con dei prodottini che vi piaceranno peggio di me, cioè McDonald's. Mamma mia, da quanto tempo non andavo al McDonald's? Tantissimo. Allora ho preso il Crispy McBacon, vabbè, già avrete visto tutto. Poi ho preso i nuggets da 9. E dolcini, patatine, Coca-Cola zero, senza ghiaccio. Adoro. Che poi guardate che maglietta tengo. Amazing. Cioè, io già non sapevo se farlo o non farlo. Stamattina sono andata al centro commerciale, ho detto vabbè, mettiamo questa magliettina. Poi McDonald's, ho fatto vabbè, lo faccio mo perché poi chissà quando lo farò più. Qui ho le domande. Allora, le prendo subito, io inizierei anche subito a mangiare, vediamo i nuggets, altrimenti si raffreddano. E poi dopo rispondo anche alle domande. Ho voluto prendere anche la salsa agrodolce per i nuggets. Andiamo subito, mamma mia, da un sacco di tempo che non mangiavo un bel palinozzo. Guardate qui, mo mi posso anche avvicinare. Guardate qua, adoro. Bacon. Mamma mia. Adoro. Pensate che sono andata lì, non so, mezzogiorno e 04, che erano tipo le 11 e mezza, quindi meno male che fa caldo così, non si è raffreddato. Adoro troppo. Allora, inizierei. Allora, prima di tutto, Maria Carmela, ti mando un bacione. Allora, mi ha chiesto, scusami la domanda, ma puoi spiegarmi bene come funziona il processo di dimagrimento con l'alimentazione e la palestra, con la fase di dimagrimento, definizione e via dicendo? Vorrei capire meglio, visto che mi piacerebbe intraprendere questa strada. Allora, prima vabbè, dico intraprendere questa strada, io ti consiglio, ok, sì, ascolta un po' quello che ti sto per dire, però io non sono nessuno, sono una ragazza come te, che gli piace questo mondo, eccetera. Allora, io partecipano comunque due fasi, sia la fase di definizione che la fase di massa. La fase di massa, vabbè, si sta in surplus calorico, la fase di definizione comunque in deficit calorico. Quello che conta è questo, quindi tutto dimagrimento, queste cose così, quindi ti dico che se devi dimagrire stai in definizione, quindi stai in definizione serve il deficit calorico, quindi è questo, cioè non posso dirti più di tanto, ti posso dire solo aggiornati se è una cosa che ti piace e vai avanti. Buono. Ma poi è morbidissimo, cioè. Allora, Sofia, bacione. Ti alleni tutti i giorni? Anche la domenica, PS, mi saluti, mi chiamo Sofia. Un bacione già ti ho salutato, come sempre. Allora, non mi alleno tutti i giorni. Spesso quando comunque vado in palestra, la domenica non mi alleno perché sta chiusa.
E quindi, però adesso, visto che ho fatto una piccola home gym che poi vi mostrerò sicuramente su Instagram, cioè banca e pesetti, mi allenerò anche la domenica a casa. Sempre lei? Quale pasto della giornata preferisci? Io preferisco la colazione. Cioè, ragazzi, io adoro la colazione, è un pasto della giornata in cui io, che io non potrei mai, poi mai saltare. Colazione. Sempre Sofia? Ti piace più il dolce o il salato? Allora, il salato io vado più tipo, devo mangiare il salato, non vado tipo patatine, sfizietti così, io, ma per salato mi piace di più tipo McDonald's e fast food, quindi però io amo il dolce, 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 ho quantità industriale. Poi, sempre lei. Secondo te, per dimagrire? Si era interrotto il video, bene, mi sto avendo tantissimi problemi con questo telefono. Comunque, la domanda per dimagrire basta camminare o ci vuole anche attività fisica? Oltre a questo, per dimagrire tanto devi associare anche il deficit calorico. Mangiamo, altrimenti. Allora, scusatemi se la qualità fa schifo, ma ho dovuto prendere un altro telefono per filmare, infatti vi rispondo col mio, speriamo bene. Quindi continuiamo. Allora, sto avendo tantissimi problemi con il telefono, di memoria non ce la faccio più. Infatti a settembre acquisterò la videocamera nuova, vabbè, non ci facciamo fare da sta cosa, quindi ti stavo rispondendo al fatto di dimagrire. Allora, quello che conta, ti ripeto, è il deficit calorico. Quindi va bene associare una buona alimentazione a comunque una passeggiata o un allenamento. Poi, Federica, che lavoro fai? Allora, ho lavorato per giugno e luglio in un'azienda. Tipo come comunque facciamo ragioniera. Quindi così poi se ci sarà qualche novità nella mia vita a settembre, che torno sempre. Martina, ma il prossimo set day, raga, non lo so, mi devo organizzare perché mi sto preparando un sacco di video e comunque dovete capire che comunque sono spese. Io non lavoro e quindi comunque i miei risparmi, quindi quando finiranno anche quelli sono cavoli amari, però ve la porterò. Comunque queste patatine pure fredde sono buone. Spero che la qualità è buona. Allora, andiamo con i nuggets. Eccoli qui. A parte che voi già l'avete visti. Mi sembrano più piccoli, ma ho voluto prendere la salsa agrodolce perché tutti la amano. Quindi volevo provarli con i nuggets. Vediamo un po'. Cavolo. Adoro. No, vabbè. Andiamo con le patatine.
Buono. Allora, Elisa, bacione. Com'era il tuo rapporto con il cibo, con il cibo, prima di iniziare il percorso? Era una semplice ragazza che, prima ancora però penso di iniziare il percorso di massa, quindi del cambiamento, oppure tipo, vabbè vi racconto un po'. Allora vabbè, prima di comunque affrontare quel periodo buietto, era una semplice ragazza che mangiava quello che cucinava la mamma. Tranquillo. Sgarravo. Mi stavo attenta. Non facevo caso a ciò che mangiavo. Poi vabbè, ho avuto il periodo buio. E poi adesso non ho paura di sgarrare. E mi vivo questo percorso tranquillo, perché sinceramente per il momento non devo salire su un palco, non voglio privarmi, però voglio stare attenta. Poi Danny Rose, non so come ti chiami, bacione, da quanto tempo ti alleni e come ti stai avvicinando al mondo del bodybuilding? Perché ultimamente non so parlare più, pure prima non sapevo parlare, però allora mi sono avvicinata a questo mondo, cioè sono entrata in palestra perché volevo un cambiamento. Però all'inizio ho preso questo percorso molto sotto gamba, cioè vado in palestra tranquillo. Però piano piano, che passavano giorni, mesi, io mi affezionavo sempre di più, non vedevo l'ora di andarmi ad allenare, ma non perché dovevo fare il fisico perfetto, ma perché mi piaceva. Non avevo paura di alzare, all'inizio sì, avevo paura di prendere i pesetti, vedevo tipo quei numeri grandi e farò, ma quando ci arriverò io? Piano piano, aumentavo sempre di più. Mi davo anche degli obiettivi, perché alla fine la palestra è anche questo, darsi degli obiettivi, e alla fine è diventato vita. Anche se, stando in palestra, si capiscono molte cose. Si capisce, dopo un po', capisci anche qual è il tuo stile e qual è il tuo approccio alla palestra. Capisci molte, 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 molte cose, che poi ve ne parlerò più avanti, ma capisci anche che forse sei arrivato a un punto in cui ti serve un aiuto. Sto valutando bene, appena avrò la possibilità, da chi farmi seguire, sia come alimentazione, però che non è che mi devi dire devi mangiare questo, quello e quell'altro, sia come allenamento, perché mi voglio approcciare ad un nuovo mondo che secondo me mi si addice di più. Vi aggiornerò. E poi vabbè, devo migliorare tantissimo in palestra, infatti tipo, ho specificato anche nell'altro video come panca piana, stacco da settembre, anche mi impegnerò tanto e nulla, questo è. Come vuoi? Studi? Che lavoro fai? Quanto sono curiosa. Sì, comunque studio, devo fare a settembre l'ultimo anno di professionale indirizzo commerciale. Poi fai un video su parti specifiche del corpo per fare a casa. Se ce la faccio lo farò, però penso più di no che di sì, vediamo un po' come riesco a organizzarmi. Perché raga, io sono sincera,
maschile, molte ragazze, ma che stavo dicendo, molte ragazze si allenano con gli elastici, nulla da togliere, anzi, onore a voi, ma io non mi trovo ad allenarmi con gli elastici, mi sembra che non faccio niente, non lo so. Non mi trovo, però. Martina, il tuo prossimo cheat day quando? Non lo so. Però penso di fare sempre o una 24 ore oppure tipo un cheat day e poi alla fine contiamo le calorie. Tipo pasto libero. Vediamo un po'. Comunque. Sì, nuggets sono la vita. Poi, peso attuale, pensi di scendere ancora? Assolutissimamente no. Anzi, io sono stata 2 settimane a stecchetta. Sì, vabbè, solo un po' per la pizza, ho sgarrato per la pizza, però veramente a stecchetta. Io ieri sono arrivata che al ritorno dalla piscina, poi ho sofferto un giorno prima di andare in piscina di sbalzi di pressione alta, bassa, infatti non mi sono sentita bene. Poi ieri, vabbè, io parlo ieri, vabbè, il giorno dopo sono andata in piscina, quando sono rientrata avevo bisogno di mangiarmi una bella tazza di cereali, bello zuccheroso, perché raga, stare in definizione, voi potete dire vabbè, ma tu stai a 1700 calorie, raga, non c'entra un piffero della Madonna, perché state a 1700 calorie, ma se andate in palestra e vi allenate 2 ore e mezza con i pesi e poi fate più di 10.000 passi al giorno, ditemi voi 1700 calorie, quante nell'arco della giornata bruciate la metà di quelle calorie. Quindi io sto a peso, io non mi peso, io mi preferisco guardarmi allo specchio, ma un mese fa pesavo sui 62-63, non ricordo bene, non mi voglio pesare, sono sincera, non vi focalizzate sul peso della bilancia, ma guardatevi allo specchio e poi se volete vi pesate, questo è il consiglio che posso darvi. E nulla, no, però di non scendere più, anzi, ma di aumentare di peso, cioè di massa, poi. Che lavoro fai? Vabbè, già fatto. Giorgia, sei fantastica, grazie, bacione. Che classi frequenti, indirizzo frequenti? Già ho risposto. Fumi? No, non fumo. Anna, che lavoro fai? Già ho risposto. Poi l'ultima rispondiamo dopo. Ma mi mangio l'ultimo nuggets, poi questi 4 nuggets li lasciamo a mia sorella perché è golosa, ha detto mi raccomando lasciami nuggets. Comunque io ho questo vizio di non bere mentre mangio. Fatelo anche voi perché così non vi gonfiate. Io a volte vedo ragazzi che fanno tipo 10.000 calorie challenge su YouTube, oppure tipo Cheat Day, Cheat Meal, queste cose così, e bevono un botto mentre mangiano ogni morso bevono, ogni mo, ma pure all'inizio, cioè io non so come fanno, io mi gonfio, cioè mi gonfio tantissimo facendo così. Poi ditemi quello che volete. Io non prendo mai la Coca-Cola al McDonald's, cioè quando la prendo di solito non la prendo, ma non la finisco mai, infatti bevo un po' di sorsi fuori da mia sorella, ma non perché non mi piace, ma perché mi gonfia. E anche se Coca-Cola zero per me è inutile, cioè proprio. No. Comunque, andiamo a mangiarci questa super ciambellona che si sta sciogliendo tutta. Raga, comunque ditemi quello che volete, ma le ciambelline del McDonald's sono sofficissime e buonissime, adoro. Mi ispirava anche la torta al cioccolato che sicuramente avete visto nell'anteprima del video, quella là in fondo, mamma mia, è buonissima, secondo me è grandissima, la prossima volta la prendo.
Buono. Droga. E poi non potevo non prendere una treccina con la crema. Adoro. Ragazzi, un altro poco è. Acquisterò la videocamera e avrò gli focus. Voi mi scrivete tipo un paio di persone sotto il video della pizza. Vabbè, ma tu ti entusiasmi con poco. Io apprezzerei una ragazza che si entusiasma con poco. Cioè, non perché sono io, ma proprio in generale, perché significa per me, forse sono scema io, che apprezza anche le piccole cose. E quindi, prima di giudicare una persona. Ma questo in generale, ok, io sono visto su YouTube, quindi sto esposta al mondo intero, però non significa che essere esposte al mondo intero significa prendersi tutto quello che le persone dicono. Io sono una persona che non mi sto, cioè non me la tengo. Quando mi fate una critica, però detta in modo educato, rispettoso verso l'altra persona, io l'accetto tantissimo. Come sotto il video dell'allenamento, io ho accettato tutti i vostri commenti, positivi e negativi, perché anche i negativi sono stati detti con il cuore. Sì, piccolo ruttino che ho fermato perché non faccio la scostumata. Quindi apprezzo, però quando tipo vengo attaccata su delle stronzate, io mi parte l'embolo e quindi non mi interessa se stiamo su YouTube. Quindi io accetto di tutto, quindi prima di far parlare la bocca, io direi di pensarci due volte perché com'è, fatti peli, fatti c'è, ma tutto a posto, eh. A me non viene neanche a dire vicino a una persona, oh, ma guarda là, cioè, vivete, che è meglio. Non si mangia su. No, non si balla con la bocca piena, sorry. Comunque sta crema, se ci mettiamo un po' di amarena. Ma. Adoro. Voglio salutare la nuova, insomma, che vedete il mio telefono nel video. Sì. No. Voglio salutare un'altra ragazza che mi ha chiesto di salutarla, che è Anita Arena. Un bacione e con lei concludo le domande. Mamma mia. E nulla, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando. E nulla, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!